il consorzio. Galimberti. Galimberti è stato il primo. L'unica cosa che lega Galimberti alla, alla Fortuna sono la, che entrambi sono di Bologna. E qualcuno mi spiegherà perché Bologna ce l'ha con noi. Perché entrambi avevano come unico obiettivo quello di far fallire la Caserta. Entrambi hanno preso la maggioranza del pacchetto azionario. Entrambi sono scomparsi. Quando qualche giorno fa ho parlato con il presidente della Lega, a prescindere ora che è stato un discorso molto... lui proprio questo ha detto, guardate, forse non mi rendete conto, voi vi siete spesi all'opinione pubblica del basket nazionale come una società che ormai ha risolto i suoi problemi, aveva un consorzio con aziende importantissime che avrebbe dato il futuro a questa città. Lo stesso sindaco si era speso dicendo, non vi preoccupate, il 70-80%. Quando venne la Pomotec ad aprire, il 24 per il problema di Sosa, quando venne la Pomotec a parlare di Sosa, la Pomotec pretese di parlare con il sindaco. Il sindaco era fuori, lo chiamammo e lui ci assicurò che il consorzio avrebbe continuato questa esperienza. L'errore che ho fatto probabilmente è continuato a credere in questa città. In questo momento chiaramente non lo farò più. Probabilmente se nello scorso mese di maggio avessi accettato le lusinghe di Cremona, e avessi fatto un passo indietro non saremmo a questo punto, perché è chiaro che la scelta è stata una scelta politica. Io dico una cosa nella vita, non possono essere 250.000 euro che mi cambiano la vita e mi cambiano la mia faccia. Sicuramente nessuno in questo momento mi potrà comprare, preferisco che finisse così. Probabilmente avrei preferito di non iscrivere la squadra, per evitare di segnare di ascoltare evito di usare termini inadeguati. Tutte le cose che ho ascoltato in questi giorni, nessuno dice che quando ho preso la società era chiusa. Nessuno dice che negli ultimi anni la città, perché chi l'ha rappresentato era la città che me la rappresentava, mi aveva assicurato in una mano. Negli ultimi 4 anni non ho avuto una persona che ci desse una mano. Nessuno si è avvicinato. Tutti quanti, perdonate, le signore si mettono un attimo i tappi alle orecchie, è troppo bello fare col diretano degli altri, e tutto questo hanno fatto, tutti quelli che sono avvicinati nella speranza di fare i belli ma con le risorse altrui. Io sono convinto onestamente che alla fine, a costo di arrivare davvero davanti alla Corte Europea, il ricorso lo vinceremo. Sarà chiaramente la classica vittoria di Pirro, perché nel frattempo il campionato sarà cominciato eccetera eccetera. Ma il messaggio deve essere chiaro. Né la federazione né nessun'altra lobby può pensare di buttarci così. Alla fine io se dovessi dire non mi sento colpevole. Ho fatto tutto quello che si poteva fare anche di più. Ho provato a scrivere a scuola spendendoci una barca di soldi. L'iscrizione di questo campionato è costato un patrimonio. Ma qualcuno di voi mi ha dato un euro, o qualcuno che parla di schifetti sui giornali mi ha dato un euro. Una cosa che mi dispiace che non ci sia un vostro collega. Io ho letto la costruzione di Cremona.